po' di memorie, un po' di ricordi, un po' di storie significative. Qualcuno mi ha chiesto nella conferenza stampa quante cose ho consultato per scriverlo e sinceramente ho consultato soltanto i miei ricordi. Hai soltanto preso dalla tua memoria e hai pescato tutte le volte che sei stato presente ai grandi dualismi. Sì, sono stato presente a 10 Olimpiadi, a 10 campionati del mondo e altre bazzecoline in questi 50 e passa anni di storia professionale. Sono molto contento di aver scritto questo libro, avevo un po' abbandonato la squadra dei sogni a favore degli amici dei, dopo la cena degli dei, il ritorno degli dei, la discesa degli dei, la partita degli dei in cui giocano a pallone i più grandi calciatori che sono in paradiso. Mi è stato chiesto di riprenderla proprio perché questo è un anno olimpico, l'ho fatto con grande gioia raccontando storie che sembrano favole e favole che sembrano storie. Sai che anche il cuore ha una sua memoria, lo sai, e nel tuo cuore qual è il dualismo che tieni così, a cui tieni di più? Ma io eviterei sinceramente il discorso dei dualismi, io anche nei dualismi tra campioni immagino, veri o presunti, credo che sia stato quasi più amicizia che non rivalità, cioè io ho fatto in tempo a vivere il dualismo di Bartali e Coppi, certo erano rivali però poi alla fine pedalavano tutti nella stessa direzione per fornire un esempio a questo paese che nel dopoguerra di esempi aveva assolutamente bisogno e anche di orgoglio ritrovato, e grazie a loro alla fine poi venne rifondato questo paese che trovò la strada maestra attraverso il sacrificio per rialzarsi in piedi. Dal punto di vista di concetto olimpico, secondo te i dualismi di allora sono diversi da quelli di oggi? Ma guarda, tutti i dualismi olimpici sono stemperati veramente anche in insospettabili amicizie, quindi lo sport fa bene quando lo si vuole leggere e interpretare nella maniera giusta. Quando alle Olimpiadi del 1936 il nazismo volle opporre un atleta ariano contro Jesse Owens, non si aspettava che sarebbero diventati amici per la vita e che quando morì il figlio di Lung, cioè questo saltatore, fu il primo a partecipare al matrimonio del figlio Owens, che pure non poteva permetterselo. Quindi devo dire che lo sport si è interpretato bene e vola ben oltre i dualismi. I dualismi di allora sono più romantici perché stanno così nella nostra memoria e quindi nella nostalgia, o perché sono più forti di quelli di oggi? No, è inevitabile che poi la nostalgia prevalga, però poi alla fine, ripeto, lo sport è più intelligente dei pettegolezzi. Marino Bartoletti, la squadra dei sogni, momenti di gloria. Ve lo consiglio.